Ormai non so più quante volte mi sono sentito chiedere come faccio a migliorare, come posso imparare a fotografare, quale corso mi consigli, quale libro mi consigli. Questa è una cosa che da un lato è molto bella perché vuol dire che ci sono tanti di voi appassionati di fotografia che vogliono imparare a fotografare, che vogliono migliorare la propria fotografia. Dall'altra parte vedo che c'è una gran voglia di imparare, ma c'è un po' di pigrizia. Perché siamo sinceri con noi stessi, per imparare quale tasto dobbiamo premere per fare uno scatto, basta cercare un qualunque tutorial su internet, su YouTube è pieno di tutorial di fotografia, di brevi corsi di fotografia che ti spiegano come girare le rotelle per cambiare quanto scura o quanto chiara viene una foto. È pieno di persone che spiegano che cos'è il diaframma o che cos'è l'esposizione. Queste sono cose che basta ascoltarle, basta leggerle ovunque e non importa iscriversi a un intero corso di fotografia per imparare queste cose sottili qui, queste cose basilari qui. Queste cose imparatele dove volete, scrivete come scattare una fotografia su YouTube, cercate di apprendere anche il minimo e dopo fate. Uscite, imparate sulla vostra pelle facendo pratica. Dopo per migliorare, certo che un corso, affidarsi a qualcuno di più esperto, può fare la differenza, assolutamente, ma anche in quel caso, anche nel momento in cui fate un intero corso di fotografia per migliorare le vostre capacità, non basta quello. Non è soltanto facendo un corso di fotografia o leggendo un libro di fotografia che riuscite a migliorare la vostra fotografia. Quelle cose che apprendete durante un corso, durante un workshop, leggendo qualcosa su un libro o guardando anche, continuando a guardare tutorial su YouTube. Non basta quello, dovete fare. Non dovete aspettarvi che seguite un corso, ascoltate le parole di qualcuno e puff, magicamente imparate tutto quanto. Si impara facendo pratica, si impara sbagliando, si impara facendo prove sul campo, premendo tante, tante, tante volte quel tasto. Premi il tasto, guardi la foto, vedi com'è e cerchi di sistemarla da solo, girando all'inizio forse a caso quelle rotelle, non capendo bene che cosa stiamo facendo, ma a forza di ripetere, di ripetere, di ripetere, impariamo. Questo è il modo migliore per migliorare. Ci vogliono delle fonti che vi diano le nozioni, questo è verissimo, ma nel momento in cui avete le nozioni, se non le applicate, se non vi sforzate a continuare a provare, quelle nozioni rimangono lì e non vi aiutano a migliorare. Le sapete, ma poi non sapete come applicarle. Quindi la cosa fondamentale per migliorare è fare, provare, provare, provare. Un sacco di volte si vedono delle fotografie meravigliose e si associa subito: ah, ma che occhio che ha, ma guarda che bravo che è quello. Ma non è che quella persona è uscita di casa, magicamente ha premuto un tasto e gli è venuta una foto incredibile. Quante volte avrà provato a fare quella foto? Quante volte avrà sbagliato quella foto come tante altre? Quante volte io ho sbagliato una foto? Tantissime. Ed è provando e riprovando che alla fine otteniamo il risultato che vogliamo. Ma anche dopo che abbiamo ottenuto il risultato che vogliamo, quello non è motivo di fermarsi. Bisogna sempre provare a migliorare. E anche adesso io cerco di migliorare la mia tecnica, cerco di migliorare il mio occhio provando e provando ancora, facendo tante fotografie. La fortuna della fotografia di oggi è che non dobbiamo mettere dentro un rullino e sprecare soldi ad ogni scatto sbagliato. La fortuna della fotografia di oggi è che possiamo fare una foto e guardarla subito. Da un lato questo è un disastro perché porta tantissimi problemi, ma dall'altro è una fortuna incredibile perché possiamo migliorare sul momento. Col rullino scattavamo una foto, la vedevamo magari 4, 5, 6 giorni dopo. E dopo dovevamo tornare lì a riprovare a fare la stessa foto e sistemarla. Adesso possiamo farla, guardarla sul momento e capire che cosa stiamo sbagliando, modificare le impostazioni e rifarla e vedere la differenza, vedere se è migliorata, se è peggiorata, se l'effetto che stavo cercando è arrivato. Quindi potete fare tutti i corsi che volete, potete studiare tutto quello che volete, ma se non fate, non migliorate.